Bene, buongiorno a tutti. Sono Stefania Romenti, sono la coordinatrice del corso di laurea magistrale in Strategy Communication. Mi trovo qui in Università Yulm, in questo bellissimo auditorium che è deserto, ma quasi deserto, siamo in pochissimi, ma so che siete decine collegati da casa, quindi vi ringrazio molto per essere collegati. E inoltre, nella mia presentazione sarò anche aiutata da due studenti che stanno frequentando il corso di laurea magistrale in Strategy Communication. E precisamente Francesca Campolo, che sta frequentando il primo anno e che è anche la studentessa che è responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di laurea, e Denis Simunovic, invece, che è lo studente al secondo anno e in questo momento è collegato dalla Svezia, dalla Lund University, dove sta proseguendo il suo periodo di studio e di ricerca. Quindi chiederò a questi studenti più tardi di intervenire per raccontarvi quella che è la loro esperienza, perché penso che sia molto importante per voi avere soprattutto una testimonianza reale, una testimonianza tangibile di quello che si vive tra i banchi, ahimè, in questi mesi virtuali del corso di laurea magistrale in Strategy Communication. Ecco, il mio compito in questo momento è quello di darvi invece un overview generale di questo corso di laurea magistrale, ma quello che ho pensato è che prima di tutto quello che noi insegniamo soprattutto ai nostri studenti, una caratteristica fondamentale di chi è un comunicatore, e in particolare direi un comunicatore strategico, è quello di essere assolutamente sintonizzato con i tempi e quindi quello di essere in grado, no, di cogliere i segnali del contesto e soprattutto in qualche modo anche di anticipare quelle che sono le esigenze informative dei diversi pubblici di riferimento. Ecco che quindi io ho pensato oggi di presentarvi, di prepararvi una presentazione un pochino più snella, ma soprattutto una presentazione che risponda ad una domanda, e cioè una domanda che è legata proprio al tempo e alla situazione che stiamo vivendo, sicuramente una situazione che renderà alcune professioni obsolete e quindi di conseguenza alcuni percorsi formativi obsoleti. Ecco, quindi la domanda è che tipo di, qual è il senso di fare un investimento in un corso di laurea magistrale in Strategy Communication oggi e quali sono i profili professionali che questo corso di laurea supporta e ambisce a formare, soprattutto se questi profili professionali saranno attuali e saranno richiesti anche nei prossimi anni e anche dopo, diciamo, il periodo di crisi che stiamo vivendo. Ecco che ho cercato quindi di rispondere a queste, scusatemi. Ho cercato di rispondere a questa domanda e ho cercato di addurre in qualche modo tre ragioni, dal mio punto di vista, tre caratteristiche fondamentali di questo corso di laurea magistrale, che è un percorso formativo, dal nostro punto di vista, molto valido oggi in cui investire. Prima di tutto perché è un percorso formativo che è alimentato, direi che questo fin dalla sua nascita è nato grazie agli insight provenienti dalla realtà scientifica e dalla realtà organizzativa e è sempre perennemente alimentato da questi. Io penso che questi due elementi insieme, questi due mondi insieme, la realtà scientifica e la realtà organizzativa, che poi è soprattutto quella delle imprese ma non solo, siano due realtà fondamentali per poter proprio alimentare i contenuti di un corso di laurea per poter formare dei profili professionali che siano all'altezza dei tempi e delle richieste del mercato del lavoro. Perché da un lato il fatto di lavorare sulla ricerca scientifica, e lo facciamo con un centro di ricerca che è un centro di ricerca collegato a questo corso di laurea, diciamo che ci aiuta proprio a capire via via e a toccare con mano, a monitorare la situazione, a capire via via quali sono le esigenze proprio del contesto e quindi ad aiutare le imprese ad adattarsi a quella che è la realtà. Vi mostro un articolo del Corriere della Sera nella sezione Economia che è uscito lo scorso 27 aprile proprio con i risultati delle numerose ricerche che noi conduciamo nell'ambito del nostro centro di ricerca sulla comunicazione strategica e che sono proprio ricerche che ci aiutano a monitorare continuamente il contesto. Questo è anche in qualche modo il cibo con cui noi nutriamo i nostri studenti. Quindi i nostri studenti non studiano soltanto i manuali, i libri,
gli articoli più anche in qualche modo più datati o comunque più accreditati, ma studiano anche quelli che sono i risultati delle ricerche più fresche, più aggiornate sui temi della comunicazione. Quindi proprio per questo motivo diciamo che ottengono continuamente in aula degli insight, degli spunti, delle riflessioni su cui possono cercare di costruire proprio un know-how che va molto al di là di quello che appunto leggono sui libri. Ecco, vedete, in questa ricerca che abbiamo pubblicato sul Corriere della Sera, per esempio, si vede come in questo periodo le imprese ovviamente stanno investendo tantissimo nella comunicazione, stanno investendo in narrazioni, quindi in strategie comunicative, narrative molto specifiche, molto particolari. Questa ricerca va a capire quali sono quelle più efficaci. Per esempio, emerge qualcosa di molto significativo, cioè che quelle più efficaci non sono quelle che fanno appello, come magari intuitivamente si potrebbe pensare, alle emozioni oppure agli aspetti più, diciamo, valoriali, come l'essere italiano, l'orgoglio di appartenenza, ma sono invece più efficaci quelle campagne che le imprese stanno mettendo a punto, che sono campagne più fattuali, più legate al cosa sta facendo l'impresa oggi per cercare di aiutare il paese in questo momento di grave crisi. Quindi ovviamente da quelle imprese che stanno avviando delle campagne di fundraising per la raccolta di fondi e per le donazioni, a quelle imprese invece che stanno magari estendendo con dei prezzi agevolati o una scontistica particolare servizi e prodotti ai loro clienti. Ecco che quindi il tema della ricerca scientifica è una tematica che a noi veramente sta molto a cuore, e abbiamo visto anche, sempre da un'altra ricerca che sempre in questo periodo stiamo conducendo a livello internazionale con università inglese e con università spagnola, che addirittura la crisi attuale sta valorizzando la competenza in termini proprio di fonti, in termini di chi scrive le informazioni, di chi le verifica, di chi le veicola, e quindi non solo i quotidiani online, le TV, ma anche proprio gli uffici stampa aziendali stanno diventando le fonti più accreditate delle notizie da cui i diversi pubblici attingono, e quindi paradossalmente abbiamo un po' diciamo discesa di credibilità di quelli che sono i social network, o comunque quelle fonti che sono considerate in questo momento un po' meno accreditate, e quindi e soprattutto che hanno alle spalle delle competenze che non sono immediatamente verificabili. Ecco che quindi questi sono proprio i tipici insight di ricerca che noi portiamo nelle aule e discutiamo, su cui riflettiamo con i nostri studenti, e a cui ovviamente si aggiungono quelli che sono tutti gli insight e gli spunti che provengono invece dalle imprese. Io posso dire che noi siamo praticamente quotidianamente in contatto con le realtà professionali, con le imprese che fanno parte del nostro advisory board, da cui ve ne sono soltanto alcune, e queste imprese sono il cuore pulsante del nostro corso di laurea, perché gli stessi docenti del corso di laurea magistrale Strategic Communication provengono da queste imprese, alcuni di questi docenti provengono da queste imprese, oltre ad avere esperienza didattica e professionale anche all'estero, sono persone che prima di tutto lavorano nell'ambito di quelli che sono i servizi professionali della comunicazione, quindi sono in grado ovviamente di offrire ai nostri studenti uno spaccato molto, molto attuale sulla realtà. Ecco, con queste imprese noi abbiamo progettato il corso di laurea fin dall'inizio, con queste imprese queste imprese chiedono progetti ai nostri studenti, queste imprese offrono stage ai nostri studenti, queste imprese entrano nelle nostre aule per raccontare le esperienze, per entrare, presentare dei case study, per fare delle testimonianze, e qui nascono poi quelle che sono ovviamente le opportunità più interessanti. Non sono tutte, perché poi, come vediamo anche dalla slide successiva, ve ne sono molte altre dove abbiamo, per esempio, soltanto l'anno scorso, questi sono alcuni degli stage attivati, ve ne sono molti di più perché, come sapete, il nostro corso di laurea include 100 posti, quindi abbiamo 100 studenti che cercano ogni anno gli stage, e quindi tramite l'ufficio Career Service attiviamo questi stage con le imprese. Qui sono soltanto alcuni degli esempi. Ecco, quello che mi preme sottolineare guardando questa slide è che, come vedete, quando si parla di comunicazione strategica,
strategica, non si parla soltanto di imprese. Quindi chi si occupa di comunicazione strategica non necessariamente va a lavorare in imprese che poi siano italiane o che siano multinazionali, sicuramente può andare a lavorare in settori che sono poi molto diversificati fra di loro, ma come vedete abbiamo anche delle società di consulenza, tra l'altro abbiamo anche delle società di consulenza che nel loro core business specifico non hanno proprio la comunicazione, ma che sempre di più cercano persone con una forte sensibilità alla comunicazione, come per esempio vedete Accenture. Vedete che ci sono anche delle realtà come Borsa Italiana, come il Teatro La Scala, come il Comune di Milano, quindi istituzioni pubbliche piuttosto che istituzioni culturali che sempre di più richiedono competenze in comunicazione strategica. Ecco, quindi questa che vi ho detto è prima di tutto la prima ragione per cui io mi sento di consigliare questo corso di laurea, e un investimento in questo tipo di percorso formativo sicuramente può portare a degli sbocchi attuali anche nei prossimi anni, anche alla luce comunque di un contesto che probabilmente sarà molto, molto cambiato. La seconda ragione è una ragione proprio legata poi alle specifiche competenze professionali che questo percorso formativo sviluppa. Ecco, nella prossima slide, anziché presentarvi il classico diciamo piano degli studi, no? Che voi avete già la possibilità di consultare sul sito web, vi ho organizzato sostanzialmente i corsi in questi 5 ambiti, che sono i 5 ambiti di competenze professionali che i nostri studenti laureati sviluppano attraverso questo programma magistrale. Prima di tutto c'è tutto il tema della data analysis, della misurazione dei risultati. Ecco, noi non abbiamo dei veri e propri, e questo ci tengo a dirlo, non abbiamo attivato dei veri e propri insegnamenti di statistica, no? O di ricerca sociale un po' diciamo pensati o concepiti in modo, se vogliamo, tradizionale, ma abbiamo attivato degli insegnamenti che aiutano gli studenti a identificare quelle che sono le metriche più importanti per monitorare i risultati, che rendono gli studenti capaci di leggere e di interpretare delle ricerche e di cogliere da queste ricerche gli aspetti più importanti per metterli in atto come delle implicazioni manageriali. Quindi noi diciamo insegniamo ai nostri studenti soprattutto sicuramente a fare anche le elaborazioni più semplici di dati, ma soprattutto quando saranno dei professionisti di comunicazione insegniamo ai nostri studenti a leggere i dati, a saperli interpretare e a sapere anche dire se una ricerca è ben fatta, è stata curata nella metodologia, per esempio, i dati sono stati raccolti in modo accurato e adeguato, e che quindi se quella ricerca è effettivamente una ricerca costruita per rispondere alle domande che l'azienda o che l'organizzazione si prefiggeva. Poi c'è un secondo ambito che è un po' sotto il cappello del cosiddetto stakeholder relationship management, che sono tutti quegli insegnamenti che insegnano ai nostri studenti quelle tecniche per gestire le relazioni, o meglio per coltivarle. Noi nell'ambito, diciamo, nel gergo tecnico, no, dei comunicatori, si usa proprio questo sostantivo che è appunto coltivazione, no? La coltivazione delle relazioni, un po' come se fossero delle piante, come se fosse un giardino. Ecco, esattamente questo è il termine tecnico che noi usiamo per indicare il fatto che ogni professionista di comunicazione deve coltivare le relazioni in modo assolutamente personalizzato, specifico, ad hoc, per ogni tipo di pubblico. Quindi nel corso di public affairs, advocacy, lobbying, gli studenti impareranno a lavorare e a coltivare le relazioni soprattutto con le istituzioni pubbliche e con tutti quei diciamo soggetti che sono proprio che rientrano in ambito governativo, in ambito legislativo, poi a vari livelli, da quello nazionale a quello sovranazionale. Nel corso di financial communication, per esempio, gli studenti lavorano sull'investor relators e quindi su tutto quel mondo invece degli investitori relazionali, che evidentemente usano un altro alfabeto, un'altra grammatica, un altro linguaggio, e quindi che hanno bisogno di tecniche proprio relazionali completamente diverse. Poi abbiamo naturalmente un corso di marketing communication dove invece si analizzano più quelle che sono le tecniche più legate al mondo dei clienti e dei consumatori. Poi abbiamo un altro gruppo di corsi, di insegnamenti più legati alla comprensione delle dinamiche organizzative, sia, ripeto, che esse siano imprese o che siano organizzazioni anche non governative o istituzioni pubbliche. Quindi abbiamo un corso di organizational behavior, per esempio, che studia proprio come avvengono le dinamiche organizzative all'interno delle organizzazioni, il corso di neuromanagement e di strategia e di management. Abbiamo poi un altro blocco di insegnamenti importanti sui temi degli intangibili,
degli asset intangibili. Chi lavora nella comunicazione lo sa, il valore più importante che la comunicazione crea è quello che non si vede, e quindi è anche un po', come dire, un'arma a doppio taglio, no? Perché spesso i comunicatori fanno fatica a dimostrare il valore di quello che li creano e il valore tangibile proprio del loro lavoro. E quindi ovviamente i nostri studenti lavorano anche sulle dinamiche per sviluppare corporate reputation, per sviluppare l'identità, per coltivarla, per gestirla, piuttosto che il brand. Infine poi c'è ovviamente l'area più tecnica, più specialistica, soprattutto concentrata sul secondo anno di studio, che è quella della cassetta degli attrezzi. Quindi qui gli studenti, per l'appunto, prendono in mano e diciamo si divertono con i diversi tool legati al digital communication management, alla comunicazione interna, allo storytelling e alle narrative, alla strategy communication e alla crisis communication. Sulla crisis communication voglio soffermarmi un secondo, perché è ovviamente un tema particolarmente attuale. I nostri studenti seguono questo corso ormai da 3 anni, da quando è stato istituito il corso di laurea, ed è un corso particolarmente apprezzato dai nostri studenti, dove il docente è un direttore di comunicazione di una grande azienda che coinvolge anche molti consulenti esterni. E per esempio quest'anno i nostri studenti sono stati coinvolti in una simulazione di crisi con una società di consulenza americana che è arrivata in aula e che ha diviso proprio gli studenti in diverse aule e ha simulato una crisi anche attraverso una serie di tool specifici e tool dedicati. Ecco, quindi queste sono fondamentalmente le competenze sviluppate nel corso di laurea, e come vedete sono competenze appunto molto variegate e molto legate poi anche al contesto, alla comprensione del contesto, che noi continuiamo a rendere attuali e assolutamente aggiornate. Infine, diciamo che nella sua ultima parte, che è un po' relativa al secondo semestre del secondo anno, questo percorso formativo offre un ventaglio di opportunità di sviluppo che sono invece più tailor-made, nel senso che quando sono finiti gli insegnamenti, quando sono finiti tutti i corsi di cui vi ho parlato prima, che vi ho presentato in questa diciamo ruota delle competenze, i nostri studenti possono decidere nel secondo semestre del secondo anno un po' che cosa fondamentalmente preferiscono fare. Allora qui intanto si pone una prima domanda, quella di andare all'estero oppure quello di rimanere in Italia, quello di fare uno stage oppure quello di continuare a studiare. Ecco che qui abbiamo ovviamente, ci auguriamo per chi adesso potrà immatricolarsi a settembre e appunto ci auguriamo che nel 2022 ci sia la possibilità di andare all'estero. Ecco, questi sono degli esempi di luoghi, di università dove i nostri studenti possono passare dei periodi, possono fare degli scambi Erasmus, possono fare passare dei periodi di studio oppure di ricerca, per esempio per la tesi, a cui si aggiungono le due opportunità, ve ne sono allo studio altre, due opportunità in questo momento attive di double degree. Double degree che cosa vuol dire? Double degree vuol dire che si passa un semestre, che è appunto il secondo semestre, il secondo anno, presso queste due università, Huddersfield University e Cardiff Metropolitan University, e si acquisisce un certificato e si fa anche lì, c'è una sorta di cerimonia, diciamo di laurea a conclusione di questo percorso formativo. Come vedete i certificati sono diversificati, sono diversi: ad Huddersfield il taglio è più di marketing communication, a Cardiff invece il taglio è più di international business management, e quindi appunto si tratta di due percorsi che sono percorsi anche questi molto diversi tra di loro. Ovviamente poi i nostri studenti possono scegliere invece, se anziché andare all'estero, fare uno stage, farlo in Italia, farlo all'estero, e quindi diciamo che al secondo semestre, il secondo anno, lo studente sceglie un po' le sue inclinazioni, sceglie un po' quelle che sono le sue preferenze in termini proprio di prossimi passi. Ecco, allora, prima di entrare nel merito poi, io adesso ho proprio ancora un paio di slide sui requisiti, quindi sugli aspetti più tecnici di cui probabilmente magari può essere interessante condividere, di cui magari avete bisogno ancora di qualche informazione aggiuntiva, volevo sentire la voce degli studenti, quindi chiederei a Francesca Campolo se può intervenire e raccontarci qualcosa proprio sulla sua esperienza come studentessa del primo anno. Sì, mi sentite? Sì. Allora, buongiorno a tutti. Allora, inizio dicendo
Una cosa secondo me molto importante, che bisogna sapere prima di decidere di intraprendere questo percorso. Secondo me è importante sapere che questo corso di laurea è un corso molto impegnativo a livello di tempo da dedicare. Questo perché? Perché per ogni corso che svolgiamo abbiamo un progetto e molte volte, in più delle volte anzi, questi progetti sono progetti per delle vere e proprie aziende. Quindi abbiamo, per esempio, per quanto riguarda me personalmente, nel primo semestre abbiamo svolto un progetto per Bayer, l'azienda farmaceutica, e come funziona? L'azienda viene in aula, ti presenta il brief, nel nostro caso era la realizzazione di un piano di comunicazione per il lancio di un nuovo prodotto, quindi bisogna lavorare su questo brief e alla fine del corso si presenta il progetto non solo ai professori, ma ovviamente anche ai dirigenti dell'azienda stessa. Questo cosa significa? Che il grande, secondo me, valore aggiunto di questo corso, ed è una cosa che molti altri corsi di laurea ci invidiano, è proprio questo stretto rapporto fra università e mondo del lavoro. E questo è sicuramente un grandissimo valore aggiunto del corso. Inoltre, ovviamente, il fatto che sia in inglese, questa è una cosa che a me personalmente piace molto perché è importante ricordare che al giorno d'oggi saper l'inglese non è più un plus come poteva essere anni fa, ma è proprio una prerogativa fondamentale senza la quale non ci si può ritenere competitivi sul mercato del lavoro. Quindi è molto importante e appunto, l'università offre non solo la possibilità di studiare inglese, ma offre proprio un'esperienza internazionale, non solo per gli exchange, come ha detto la professoressa Romenti, ma anche per il fatto che molti vostri compagni futuri saranno studenti stranieri, come lo è per noi. Infine, questo solo per rassicurarvi un po' in merito alla situazione di emergenza che stiamo vivendo. Ci tengo appunto a sottolineare che l'università è stata veramente, a parer mio, incredibile nella gestione della crisi, in tutti i sensi, cioè partendo dalla struttura delle lezioni online, ma anche alla disponibilità dei professori, e anche ricollegandoci al discorso che facevo prima, noi svolgiamo molti progetti per aziende e questi progetti li stiamo mantenendo e li stiamo portando avanti anche in questo periodo. E inoltre appunto sempre in riferimento a come l'università ha gestito la crisi, noi svolgiamo le lezioni online in diretta, il che significa che qualunque dubbio, qualunque cosa, possiamo interfacciarci subito con i nostri professori e in più queste lezioni rimangono registrate, quindi anche per ragazzi che tuttora hanno la fortuna ancora di star lavorando in questo momento, riescono comunque a magari lavorare e seguire contemporaneamente il corso di studio, quindi questo è assolutamente, secondo me, è una grande nota positiva che va fatta in questo caso. Bene, bene, grazie Francesca per le sue parole. Denis Simunovic, vuole aggiungere qualcosa, Denis? Sì, certamente. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per l'introduzione. Come ha detto la professoressa Romenti, adesso sono in Svezia. E sono in Svezia proprio a svolgere il mio ultimo semestre di studio. Sono molto contento di testimoniare agli studenti che si trovano dove mi trovavo esattamente io 2 anni fa. E quello che voglio testimoniare è soprattutto la ricchezza di opportunità che questo corso di laurea offre, perché, come anticipato dal piano di studi, come anticipato anche dalla mia collega Francesca, oltre ad un percorso di crescita accademica, quindi con le lezioni, i progetti, assolutamente, questo è un percorso che secondo me è un percorso di crescita personale e professionale a 360 gradi. Io ho avuto la fortuna, io, la mia classe, tutte le persone iscritte, di avere un'infinità di, opportun cioè di opportunità. Abbiamo avuto guest lecture di professori rinomati a livello internazionale, abbiamo avuto interventi di professionisti, di CEO, ma io ho avuto anche la fortuna di fare una summer school organizzata da IULM, ma organizzata da IULM per noi di Strategic Communication in Cile, ma come queste ce ne sono tantissime altre che voi quando vi iscriverete, se vi iscriverete, potete andare comunque a discutere con l'Ufficio degli Affari Internazionali. Inoltre, l'ultimo semestre è dedicato totalmente
quello che voi preferite fare, come voi, e venite accompagnati nella scelta di quello che è più giusto per voi dai docenti che sono assolutamente disponibili. Questo è un grande plus dell'Università Yulm, lo posso confermare. Nel comunque cucirvi addosso un percorso che è il più adeguato possibile, che rispecchi più al massimo le vostre potenzialità. Inoltre, una cosa che ci tengo a precisare è a chi si vuole iscrivere di iscriversi con tanta voglia di imparare, perché è la cosa fondamentale, perché se volete imparare, questo corso vi offre una visione a 360 gradi su quello che è il mondo contemporaneo, quindi sicuramente ricco di stimoli e voglia di mettersi al gioco, perché come è successo per me, ma come per tanti miei altri compagni di corso, attraverso progetti, incontri con consulenti, possibilità di andare all'estero, ognuno di noi ha avuto la possibilità magari di trovare qualche contatto, di trovare uno stage, di trovare delle possibilità che magari non pensandoci prima, ma dopo si sono rivelate delle vere opportunità di crescita, di lavoro oppure di poter viaggiare, e quindi è una cosa assolutamente positiva il fatto di tenersi aperti e tanto desiderosi di fare. Quello è la cosa principale che mi sento di consigliare a chi si vuole iscrivere a questo corso. Bene, bene, grazie anche a Dennis. Ecco, sono contenta che dai due interventi degli studenti sia emerso proprio questo, cioè il corso di laurea offre delle opportunità, quindi offre la possibilità agli studenti di scegliere anche un proprio percorso, no? Quindi noi siamo disponibili, consigliamo, e offriamo poi tante opportunità di incontri con manager, con professori e docenti che arrivano anche dall'estero, e tanti progetti, come avete visto, che naturalmente non sono obbligatori, nel senso che è importante sottolineare, visto che Francesca prima ha fatto un po' riferimento alla fatica, no? È importante sottolineare che nulla è obbligatorio, la frequenza non è obbligatoria, però è un peccato che una persona, uno studente si iscriva, no, a Strategic Communication e non frequenti e non colga tutte le occasioni che vengono, le opportunità che vengono offerte. Quindi noi offriamo tanto e lasciamo agli studenti la libertà di scegliere anche in base a quelle che sono le proprie inclinazioni, i propri desideri. Molte poi stimoli provengono anche da questi studenti perché sono classi molto attive, li abituiamo ad essere proattivi fin dal primo giorno, diciamo, mi raccomando ragazzi, siate proattivi, siate proprio anche affamati di idee, di esperienze, quindi poi loro stessi sono i primi a chiederci magari di incontrare alcuni manager, di incontrare alcune realtà e di fare determinate esperienze, quindi poi noi stessi siamo stimolati da loro a offrire ancora di più. Bene, allora io mi fermerei qua con la presentazione. Le prossime due slide sono semplicemente slide di requisiti. Sapete che oltre alla valutazione del percorso di studi, per essere ammessi qui ci vuole un livello di inglese che sia certificato, che sia un livello B2. E l'altro aspetto importante è che adesso tutti i colloqui sono naturalmente colloqui che sono stati trasformati in colloqui online con la valutazione delle conoscenze di base in ambiti come il marketing e la metodologia della ricerca di base. Qui vi ho indicato le due letture che già trovate sul sito, che sono le letture che dovreste fare appunto per prepararvi al colloquio. Io direi che adesso noi siamo disponibili per rispondere, abbiamo ancora alcuni minuti per rispondere alle vostre domande, se ci sono. I prossimi colloqui di ammissione, il prossimo colloquio di ammissione è il 10 di giugno e a settembre soltanto se ci sono ancora posti disponibili. Posso dirvi che i test di settembre praticamente non ci sono mai stati, quindi se appunto le cose continuano così, a giugno potrebbe essere l'ultima sessione di ammissione. Siamo qui per le domande? Ci Sì, sono. professoressa, buongiorno. Abbiamo già delle domande che arrivano da YouTube. Invito in generale gli studenti, i professori, i genitori connessi a fare quante più domande possibile, perché questo qua sicuramente è il momento più opportuno. Abbiamo Rossana che ci chiede: buongiorno, volevo sapere, data la facoltà, se si potesse accedere a questo corso di laurea magistrale con una triennale di mediazione linguistica. Raggruppo anche la domanda successiva perché è simile. Quale background formativo è richiesto? Ci viene chiesto.
Ma allora, magari poi Valentina della segreteria può integrare. Sul sito web trovate intanto tutti quelli che sono i requisiti, quindi compresi quelli che sono i percorsi formativi che sono ammessi. Già sulla mediazione linguistica posso rispondere di sì, perché ci sono studenti che provengono da questo percorso formativo. Ma la nostra segreteria valuta poi la documentazione, caso per caso, giusto Valentina? Sì, buongiorno a tutti intanto e confermo, esatto, nel regolamento di ammissione sono presenti proprio, è presente l'elenco delle classi di laurea accettate in modo che i candidati possano vedere se insomma, hanno il requisito per poter accedere. Accedono anche i candidati provenienti dalla laurea in mediazione linguistica, quindi classe L12. Per quanto riguarda i candidati provenienti dalle scuole superiori per mediatori linguistici, quindi non dalle università, vengono valutati le carriere accademiche dei candidati caso per caso, solo in questo caso qui, ecco. Ok, perfetto. Continuiamo con le domande di YouTube. Ovviamente Valentina, se dovessero arrivare delle domande da Facebook, Ovviamente le interrompi domande ci sono anche gli studenti, Denis e Francesca, che sono disponibili per rispondere, quindi sono anche per loro. pure. Certo. Ci viene richiesto, buongiorno, volevo sapere quali sono i vari sbocchi occupativi che offre il corso, quindi magari di ritornare un pochettino puntualmente su questa parte della presentazione. Sì, assolutamente. Allora, gli sbocchi professionali sono dettagliati anche sul sito web, avete una serie di schede che descrivono in maniera molto più specifica quelli che sono gli sbocchi professionali. Sicuramente diciamo che lo sbocco più naturale a cui si pensa principalmente sono le direzioni di comunicazione, comunque le aree di comunicazione di imprese, istituzioni o enti di diversa natura. Ma in realtà il tema delle competenze comunicative sono ormai competenze che sono richieste per l'appunto in diversi ambiti. Come vedevamo prima, ci sono delle grandi società di consulenza internazionali che sono note in ambito come quella della revisione, della contabilità, che sempre di più hanno bisogno di esperti di comunicazione. E poi ci sono ovviamente tutti i campi più specialistici. Per esempio, adesso il tema della comunicazione di crisi è molto attuale. Il nostro corso di laurea forma anche per poter continuare come carriera di esperti di comunicazione di crisi, oppure sempre più studenti vedo essere interessati al tema della sostenibilità. Noi abbiamo un insegnamento in sostenibilità, in comunicazione della sostenibilità e anche in questo caso il nostro corso di laurea apre a una serie di sbocchi professionali in questo campo, dove mancano e vengono sempre più cercate figure professionali che abbiano proprio delle competenze comunicative. Faccio un esempio velocissimo e concreto, studi di architettura che chiedono le competenze comunicazionali perché sempre di più il tema dell'architettura e del design sostenibile è un tema attuale, cogente, quindi è importante anche poi saperlo comunicare con le modalità e le tecniche giuste. Quindi ecco, diciamo che ogni insegnamento che voi andate a leggere nel piano di studi apre a sbocchi professionali. Le aziende per esempio adesso ha introdotto ormai da un po' di tempo la figura del reputation manager, quindi della persona che si occupa della reputazione corporate dell'azienda. Il nostro corso di laurea ha un insegnamento dedicato a quello proprio perché sempre di più è una tematica importante, oppure esperti di storytelling, di narrative aziendali. Ecco, quindi diciamo che al di là di quelli che sono poi come dire, i profili classici, che sono proprio i profili anche definiti, più formalizzati, diciamo, dall'impresa nell'ambito delle aree della comunicazione, poi ci sono una serie di altri profili molto più specialistici in questo. Spero di aver fatto ancora alcuni esempi concreti che possano essere utili. Certo. Allora, rivolgerei invece una domanda a Dennis, visto che ne ha parlato lui direttamente. Alessia ci chiede se è possibile ricevere maggiori informazioni riguardanti le Summer School. Quindi, se magari ci racconti un pochettino della tua esperienza. Volentieri. Allora, la Summer School di cui parlavo io l'anno scorso, 2019, è stata la Summer School in Cile di International Business Education ed è stata organizzata da IULM con la Camera di Commercio Italiana a Santiago del Cile. Quindi è stato questo progetto congiunto tra università e ente privato che ha permesso a noi studenti di Strategic Communication di andare per 3 settimane a avere delle lezioni nelle principali università di Santiago del Cile, ma poi anche
nelle realtà imprenditoriali italiane in Cile, quindi una doppia faccia, accademica e professionale. Però quello che è importante, ci tengo a sottolineare, è che di opportunità come queste ce ne sono tante in condizioni di normalità, quindi già penso che quest'anno sia molto improbabile che succeda, però per voi che vi immatricolerate quest'anno, per l'anno prossimo sicuramente avrete delle opportunità che sono organizzate da IULM, ma poi avrete anche delle opportunità di università estere. Io ero stato preso anche ad una summer school a Copenaghen, che ogni anno IULM organizza un accordo per cui vi permetterebbe di andare alla Copenaghen Business School per poter fare una summer school. Ma quello che io invito gli studenti è, una volta entrati nella realtà IULM, cercare il maggior numero di informazioni possibili dagli uffici competenti, perché riceverete supporto, riceverete informazioni e sarete messi nelle condizioni migliori per poter scegliere l'opportunità che fa meglio per voi. Ecco, se posso aggiungere una parola sulle summer school, perché questo tema delle summer school è molto importante, ne abbiamo discusso molto anche con il professor Francesco Galli, che è il professore che mi ha aiutato e che ha collaborato con me per la realizzazione di questa summer school. Sicuramente il tema della summer school è proprio di un periodo molto più ristretto rispetto ai periodi diciamo classici di Erasmus piuttosto che di scambio all'estero, quindi sono dei periodi compressi di proprio qualche settimana, che ci aiutano a capire soprattutto la realtà culturale di un determinato paese. Quindi ce ne avevamo in progettazione altre e quest'anno purtroppo dovranno essere sospese. Però il tema del Cile, per esempio, è stato scelto perché ci sono molte multinazionali. Il Cile è un ambiente comunque dal punto di vista proprio commerciale e quindi delle imprese molto vivace, e quindi dal punto di vista ci sono molte multinazionali, soprattutto italiane, che stanno operando in Cile. Quindi ai nostri ragazzi è stato consentito di capire come realtà come Enel, come Alitalia per esempio, che sono italiane, operano in Cile, come adattano anche le loro strategie di comunicazione, le loro modalità organizzative e di lavoro alla realtà culturale cilena. Quindi questo è un po' il senso delle summer school, quello di immergere i ragazzi in realtà culturali molto diverse dalla propria e far capire che poi fare comunicazione, perché fare comunicazione è comunque significa avere a che fare con la realtà culturale del paese e quindi ovviamente adattare le proprie strategie a quella che è la realtà culturale del paese. Quindi ci auguriamo di poter riprendere al più presto a progettare nuove summer school anche in diverse altre parti del mondo. Perfetto, grazie mille. Passerei magari a qualche domanda più tecnica che interessa sicuramente un'ampia fetta degli studenti collegati. Per Valentina, probabilmente. Buongiorno. Dice: il livello B2 certificato di inglese può essere conseguito durante il primo anno di magistrale o entro l'iscrizione al corso? Allora, il requisito linguistico sarebbe necessario per accedere al test, quindi bisogna avere o i 12 CFU in lingua inglese con media non inferiore a 25 o la certificazione linguistica prima di effettuare la prova. Ad ogni modo, per la sessione precedente e chiaramente anche per la sessione di test che si svolgerà a giugno, abbiamo predisposto per gli studenti che non avevano il requisito linguistico la possibilità di fare una prova di accertamento qualche giorno prima del test. E questa prova è propedeutica all'accesso al test. Quindi nel momento in cui si effettua questa prova e si ottiene il livello B2, allora si può effettuare poi la prova di ammissione. Quindi è possibile iscriversi, è possibile presentare domande di ammissione. Si consideri che chi non ha questo requisito linguistico è tenuto allo svolgimento di questa prova di accertamento, di cui poi vengono dati i dettagli in prossimità del test. Perfetto, grazie mille. Sempre un'altra domanda di requisiti d'accesso. Erika ci chiede: questo corso di laurea è aperto anche a chi ha conseguito una laurea triennale in comunicazione in un ateneo estero? Sì, vengono valutate anche carriere di studenti provenienti da atenei esteri. In questo caso la cosa migliore da fare è scrivere all'indirizzo email admission@iulm.it, a cui risponde la collega di competenza che si occupa appunto della valutazione dei titoli accademici esteri. Dopodiché si può presentare domanda di ammissione una volta valutata l'idoneità del titolo. Ok, perfetto. Ci sono
tante domande che riguardano insomma i test e le ammissioni. Un'altra domanda ricorrente, vedo, consigliate qualche manuale per prepararsi al test di ammissione? Sì, allora forse devo riproiettare la slide precedente, ecco qua. Allora, noi il colloquio di ammissione verte su due, diciamo, sulle conoscenze di base in due ambiti, marketing e metodologie della ricerca. Questi sono i due, il primo è il manuale classico di marketing che è consigliato. Se avete altri manuali di marketing a casa, quindi oppure che avete già studiato, non dovete necessariamente comprare questo testo, va benissimo ripassare quello, e invece guardate gli argomenti di fondamenti di statistica di Sullivan, anche qui capitoli dall'1 al 4, guardate gli argomenti e li ripassate sui testi di statistica che avete già a casa a disposizione. Il punto è che nel colloquio verranno fatte una o due domande assolutamente molto ampie che in qualche modo testano appunto le vostre conoscenze in questi ambiti. Quindi non è un test con quiz, con domande chiuse, molto dettagliato, ma sono domande piuttosto ampie. Grazie mille. Abbiamo sempre delle domande per quanto riguarda l'accesso. Ad esempio, Francesca ci chiede se abbiamo un background particolare nella triennale, a quale indirizzo possiamo richiedere informazioni? Non so se si riferisce a una laurea estera o a qualche altra tipologia di laurea triennale. Ecco. Sì. Allora, innanzitutto io rimanderei poi al sito IULM, dove trovate anche il regolamento di ammissione, dove ci sono proprio tutti questi dettagli proprio specifici del corso in Strategic Communication. Per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, non dovesse trovare delle informazioni, potete scrivere a segreteria.magistrali@iulm.it. Io lì ho messo admission, quindi non è quella? Admission, sì, va benissimo quell'email per chi possiede però un titolo estero. Per invece domande più tecniche sui requisiti di ammissione, come presentare domanda, possono scrivere direttamente a segreteria.magistrali. Ok, perfetto. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, quindi ringrazio la professoressa. Grazie a voi, grazie a tutti. Vi saluto e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie anche ai nostri studenti che si sono resi disponibili e che si sono collegati dalla Svezia e da Milano. Grazie, arrivederci.